amici di Made in Vino, ciao e bentrovati. Siamo con l'amico Filippo Burioli. Ciao a tutti, ciao. E oggi presentiamo un meraviglioso Pinot Bianco di Terlan, un vino da 13 gradi e mezzo, Alto Adige, e soprattutto una cantina che fa, direi, tra i vini bianchi più buoni. Sì, sono tra i vini bianchi migliori d'Italia. Oggi ci trattiamo veramente bene. Oggi ci trattiamo bene. Guarda, Filo, te ne lascio ancora un po' che ce lo meritiamo. Grazie, che intanto iniziamo a vederlo un po' come si presenta nel bicchiere. C'è un bel giallo paglierino. C'ha dei riflessi anche verdolini, un vino abbastanza giovane, un 2013, Gira molto bene nel bicchiere, 13 gradi e mezzo, ci aspettiamo un vino che abbia della consistenza. Va bene. Sentiamo un po' il profumo. Wow, beh, direi intenso, persistente, dei sentori meravigliosi di... Beh, frutta, sì. Io sento anche un po' di esotico, un po' di mango, un po' di mela. Un po' di mango, mela. I vini della Alto Adige molte volte hanno la mela perché nasce la mela. Già al naso si nota anche della sapidità, direi, meraviglioso questi profumi, e addirittura direi anche delle albicocche sottospirito. Pensa dove va a pescare, quanta ampiezza c'è. Bravo, sono anche un po' oltre, diciamo, la solita frutta. È una frutta molto matura, quasi sottospirito. Preso dalla voglia, io l'ho già degustato. Fatto bene perché è un vino che ha una esplosione di forza, di potenza, ma allo stesso tempo di eleganza. Sì. Ha tantissima corposità, però rotondo, morbido, caldo, prontissimo adesso. Sì. Pinot Bianco Terlano non può vivere adesso, vivere tra 5 anni, tra 10 anni, è sempre lì. Anzi, migliora anche in bottiglia. Migliora anche. Tra i pochi vini che non è necessario bere subito, vini bianchi, ma addirittura da oggi, i prossimi 5 anni ve lo godete. Infatti la piacevole acidità ti fa davvero salivare, ti fa venire quella voglia di bere un altro bicchiere. Grande vino, diciamo, grande vino con un grande rapporto qualità-prezzo. Assolutamente. Benissimo. Cristi, ti volevo dire una cosa, non farei troppo freddo. Okay. Come temperatura di salita stiamo sui 10-12 gradi. 10-12 gradi e ci vuole un piatto, un primo un po' saporito. Cosa? Allora, io ti direi che il nostro buon Vale Mazzola dice di proporre una meravigliosa paella alla valenciana. Quindi, amici di Made in Vino, diciamo che vi aspettiamo su madeinvino.com per diventare sommelier e per aver ricevere a casa due bottiglie di vino con soli 19,90 euro. Grazie e cin! Ciao!